qua con una nuova idea, questa bellissima maglia, una maglia molto facile da realizzare per tutte le taglie, per bambini e per adulti, anche per le taglie più grandi. Questa maglia si lavora in un unico pezzo, nel senso che voglio subito dirlo che si lavora non in tondo, ma questa parte qui verrà, ve la faccio vedere un attimo, questa parte qui. Tutta questa parte qui, fino a qui, verrà lavorato sempre aperto, ok? Un unico pezzo grande, e poi verrà chiuso da questa parte in un angolo, vedete? Che non, neanche se vedete, non si vede neanche la parte della chiusura, e però si chiude tutta questa parte qua. Questa parte qui, invece, da questa parte qua, è tutto un unico pezzo, per cui si lavora un unico pezzo grandissimo, e poi lo chiudiamo sotto l'ascella. Lo chiudiamo da qui fino alla parte sotto, ok? Però state tranquilli che nel video piano piano vi spiegherò come lavorare, così non avete problemi o confusione né capire il lavoro. Un'altra cosa importante che vi voglio subito dire, l'importante è che prendete la misura della vostra vita da A a B, tutta la circonferenza, ok? Bene, come vedete ha due tipi di lavori. Una parte di un motivo fino a qui e da qui un altro tipo di lavorazione e poi ritorna sempre come la prima volta il primo motivo in basso, vedete? Ha una scollatura, vedete? Chi vuole però può anche farlo più stretto e la parte del collo alto che io vi spiego anche come realizzarlo così non avete difficoltà. Perché tante volte mi dite come faccio il collo alto, lo voglio un po' più stretto, basta stringere un po' ancora le spalle e rialzare la parte del collo. Poi, come vedete, anche una manica lunga. Questa manica si lavora sempre in tondo e ho utilizzato il primo motivo, vedete, tutto il primo motivo e la parte finale della maglia, vedete? Questa parte qui ho riutilizzato il motivo che abbiamo fatto al centro del nostro corpo. Adesso vi faccio vedere tutta la maglia completa, come viene indossata bene. Vedete? Come cade bene. Naturalmente le braccia sono più lunghe queste qua, ma io l'ho fatta per mia figlia. Questa taglia è una taglia 40-42, chiaro, vedete che tutto dietro è uguale al davanti. Okay? Una taglia come dicevo, taglia 40-42, potete utilizzare fino alla taglia o che io vi spiegherò fino alla taglia 50-52. E poi niente, mi sembra di aver detto tutto. Ah, quello che ho utilizzato sono gli uncinetti del 5, del 4,5 e del 4, perché poi la manica e la parte su si incomincia a stringere un po', perché utilizzerò gli uncinetti che vi spiego man mano del lavoro. E niente, io spero che sono stata chiara e intanto volevo anche ringraziare tutti i nuovi arrivati sia su Facebook che sul mio canale e ringrazio tutti per i momenti che sono stato un po' male, che ci siete stati e niente, cosa dire di più? Se vi piace mettete like e commentate, ok? E iscrivetevi sempre al mio canale, speriamo che siete in tanti. Bene, adesso vi saluto, baci e buon lavoro. Ok, per fare questo bellissimo lavoro io ho utilizzato questa volta il gomitolone da 400 grammi, che sono 900 metri, dalla Titanic Color. Vedete, questo qua adesso l'ho arrotolato perché questo è quello che mi è rimasto. Totale io ne ho utilizzato 320 grammi per la taglia 40-42 e ho utilizzato l'uncinetto, vi faccio vedere. Ho utilizzato questa volta 3 uncinetti. Ho iniziato con l'uncinetto del 5, ok? Poi, mano a mano nel lavoro che mi spiegherò, ho utilizzato l'uncinetto del 4,5 e l'uncinetto del 4, ok? Poi, mano a mano vi dirò quando lavoro cambio l'uncinetto, ve lo dirò. Ok, io questo bellissimo colore l'avevo acquistato tempo fa da Teresa e era se vi ricordate abbiamo già fatto anche le recensioni di questi bellissimi filati, sono filati belli morbidi e potete trovare ormai dovunque. Io vi dico che è colore numero 8 bagno 2014, ok? Lo faccio vedere bene. E totale di questo ne ho utilizzato 320 grammi per la taglia
40-42. Bene, detto questo, adesso passiamo al lavoro. Scusate, prima di passare al lavoro, mi sono dimenticata di dire che io ho utilizzato beh, questo tipo di filato, ma voi potete utilizzare quello che volete, un tinta unita, un colori con lamè, come volete. L'importante è che utilizzate come inizio l'uncinetto di 5, che sia un filato con l'uncinetto di 5, ok? Perché se utilizzate un uncinetto più piccolo, più grande, quello che vi andrò a dire adesso, le catenelle, giustamente non coincide, ok? L'importante è che dovete sempre sapere questo. Bene, adesso vi dirò come proseguire. Ok, per questo lavoro diciamo subito che è un multiplo di 3 più 2 catenelle. Si lavora con l'uncinetto di 3, scusate, di 5, poi di 4 e mezzo e poi di 4. Io per la taglia che andrò a fare, che è la 40-42, lo dico già. Questa metterò su 110 catenelle, di cui 108 è il multiplo di 3 più 2, ok? Poi ve la taglio a 42-44, 120 catenelle, che è un multiplo di 3 più 2 catenelle, totale 122 catenelle. Per la taglia 44-46 io metterò 132 catenelle, naturalmente mettete, sempre è un multiplo di 3. Più 2 sono 134 catenelle. Per la taglia 46-48 mettiamo su 144 che è un multiplo di 3 più 2, 146. Per la taglia 48-50 mettiamo su 156 più 2, totale 158 catenelle. Per la taglia 50-52 mettiamo su 168 più 2, 170 catenelle. Però volevo dire subito una cosa, siccome questo qui si lavora un pezzo unico, praticamente quando mettiamo le catenelle 110 si lavora un pezzo unico perché prendiamo, vi faccio vedere subito, vi faccio un piccolo disegno, praticamente noi, questo è il nostro corpo, ok? Io vado a misurare la A e la B, praticamente tutta la circonferenza della nostra vita. Ok? Questa qua, tutta intorno, ok? Praticamente noi andiamo a cippare dalla A alla B, ci facciamo tutta la circonferenza, la mia circonferenza esce fuori con 108 catenelle più 2, 110 catenelle, ok? Bene. Questa è la nostra. Se andate a vedere che la vostra vita, per esempio, delle catenelle che vi ho detto, no, che per esempio mettiamo su 120-122 catenelle e la vostra vita risulta che ha bisogno di 3 o 6 catenelle in più, naturalmente metteteli, ok? Perché è importante questo passaggio. Dovete sempre misurare la vostra vita dal basso, perché noi lavoriamo così, A e B, lungo, ok? Poi quando arriviamo sotto al braccio, ok, sotto qui, noi poi questo lavoro qui praticamente lo facciamo diventare un unico pezzo perché poi viene cucito questa parte qui, ok? Solo una parte qui verrà cucito. Però se ascoltate tutto il video vi rendete conto come proseguire, non vi confondete. L'importante è che sapete che vi dovete misurare tutta la circonferenza della vostra vita. Da lì sapete circa le catenelle da mettere e così sopra e giù sapete le taglie da fare e sapete che questo lavoro da A e B che andiamo a lavorare sempre così verrà poi chiuso automaticamente qua sotto prima di fare la sottoparte delle braccia dove dividere le braccia per cui verrà chiuso questa parte qui verrà cucito. Ok? Volevo specificare questo. Bene, detto questo, spero che mi sono fatta capire. Andiamo a iniziare il lavoro. Ok, voi mettete su 110 catenelle che fa la taglia 40-42, 40-42, io adesso faccio solamente le metto 23 più 2, 25, no, scusate. 3 per 8 24, metto 24 più 2 26 catenelle solamente per farvi vedere come lavorare il nostro lavoro, ok? Voi mettete su 110 catenelle che fa la taglia 40 42. Ok, iniziamo il primo giro. Facciamo 3 catenelle, 1 2, anzi facciamo 2 catenelle, 1 2, andiamo a contare 1 2 3 alla quarta
Facciamo una maglietta. Così. Andiamo adesso alla catenella successiva e lavoriamo le maglie alte. Catenella successiva, lavoriamo la maglia alta. Volevo dire che le maglie alte le dobbiamo lavorare come vi ho sempre insegnato, che questo lavoro dobbiamo lavorare più lunga. Per cui entriamo nella catenella, esco la 1, ok? Esco la 2. Esco la 2, così la maglietta dovete lavorare. Per cui entrate nella catenella successiva, uscite, esco la 1, esco la 2, esco la 2. Così dovete fare le magliette, ok? Per cui catenella successiva, esco la 1, esco la 2, esco la 2, ok? Fate tutto il giro di magliette. Questo è il primo giro. Ok, ho fatto tutto il primo giro di magliette. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Ok, adesso il secondo giro facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro, saltiamo la prima maglietta, andiamo nella successiva, entriamo e facciamo una maglietta. Ricordatevi sempre di lavorare la maglietta così, esco la 1, esco la 2, esco la 2. Sempre così va lavorato le magliette, ok? 2 catenelle di separazione e dopo fatta la maglietta rientro e facciamo maglietta. Così. Vado, salto due maglie questa volta, 1 e 2, vado alla terza e faccio di nuovo una maglietta, 2 catenelle di separazione, rientro dopo fatto la maglietta e faccio un'altra maglietta. Di nuovo, saltiamo due maglie, andiamo alla terza maglia e facciamo una maglietta, 2 catenelle di separazione, rientro dopo fatto la maglietta e faccio una maglietta. Saltiamo due maglie, andiamo alla terza e facciamo di nuovo una maglietta, 2 catenelle di separazione, rientro, faccio la maglietta e faccio un'altra maglietta. E questo è il nostro secondo giro. Quindi facciamo tutto il secondo giro così. Ok, ho fatto tutto il giro così, vedete? Adesso vado a finire il mio giro, salto una maglietta e vado alla terza catenella, vedete qui, terza catenella iniziale e faccio una maglietta. Così. Ok? Abbiamo saltato la maglietta, nella maglia successiva, che è l'ultimo, dove ci sono le 3 catenelle, abbiamo fatto la maglietta. Questo è il nostro secondo giro. Andiamo a fare il terzo giro. Terzo giro facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Come avete visto, sia all'inizio che alla fine, finiamo sempre con la maglietta, sia nel primo giro, nel secondo giro e adesso nel terzo giro, ok? Adesso andiamo. Dove c'è il ventaglietto, vedete qua dentro, entriamo e facciamo 3 magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Abbiamo lavorato 3 magliette. Vado nel ventaglietto successivo e faccio 3 magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Così. Nel ventaglietto successivo faccio 3 magliette, 1, 2 e 3. Ventaglietto successivo 3 magliette, 1, 2 e 3. Vedete? Questo è il terzo giro. Finiamo tutto il terzo giro così. Ok, ho finito il terzo giro, vedete? 3 magliette ogni ventaglietto. Andiamo a finire il giro andando alla terza catenella iniziale e facciamo la maglietta. E questo è il nostro motivo. Praticamente il nostro motivo sono di 3 giri. Primo giro di magliette, secondo giro di ventagliette e terzo giro di 3 magliette dentro il ventaglietto. Questo è il nostro motivo. Ricordate che allora il nostro motivo è fatto di 3 giri. Primo, secondo e terzo. Adesso ricominciate di nuovo il primo giro, facciamo di nuovo le 3 catenelle, 1, 2 e 3 e andiamo a lavorare tutte le magliette dove vediamo. Per esempio, qua ci sono 3 magliette, lavoriamo le 3 magliette, 1, 2, successiva e nella successiva 3, vedete? Poi nella successiva ci sono altre 3 magliette, lavoriamo le 3 magliette. Praticamente lavoriamo tutte le magliette sottostanti che vediamo.
e stiamo ricostruendo praticamente il primo giro di magliette. Ogni magliata sottostante lavoriamo la magliata. Vedete? Così. E stiamo ripetendo praticamente il primo giro. Vedete? Questo è il nostro primo giro. Quando arrivate qui, lavorate la maglietta, le tre magliette, poi la terza catena iniziale, lavorate una maglietta. Nel secondo giro fate le 3 catenelle, saltate una maglia e nella successiva lavorate una magliata, 2 catenelle, una magliata, poi saltate due maglie e lavorate di nuovo ventaglietto, due maglie le saltate, la terza maglia il ventaglietto e così via. Vi trovate con le due magliette che saltate alla terza una magliata, saltate una maglia e alla terza catena iniziale fate una magliata. Quello è il terzo gi secondo giro. E il terzo giro di nuovo 3 catenelle, ogni ventaglietto lavorate 3 magliette, ventaglietto 3 magliette e così via. Questo è il nostro gruppo, motivo. Poi, come avete visto, noi dobbiamo lavorare per il lungo, per cui avete messo 110 o chi fa le taglie grandi. Quando poi arriviamo a un certo punto che facciamo la parte per le braccia, questa parte qui verrà cucita. Vedete? La maglia è questa qui. Ok? Per quello che vi dico che dovete misurare la vostra circonferenza della vita. Vedete? Questa volta invece di lavorare subito in tondo, si lavora primo unico pezzo, poi quando arriviamo, che c'è la parte che poi vi spiegherò più avanti come fare, si riunisce questa parte così. Vedete? Ok? Adesso andiamo a lavorare, poi vi dirò quanti motivi ho fatto io, quanti gruppi ho fatto io. Sapete che questo motivo ho fatto di tre giri, primo, secondo e terzo giro. Per cui io dopo vi dirò quanti gruppi ho fatto, ok? Per cui ci ritroviamo dopo qui. Ok, io in totale ho fatto praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gruppi. Ok? Vedete? Da qui fino a qui. Ok? Sapete che dopo la maglia va chiusa, che poi alla fine andiamo a cucire il lato di qua. Per cui questo è il lavoro. Ok? La metà. Bene. Adesso dobbiamo cambiare il lavoro. Se avete visto, ho messo un segnapunti solamente per ricordarmi cosa devo fare. Praticamente adesso tiriamo fuori questo, ok, così, e vi faccio vedere come continuare. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro, ok, e andiamo. Facciamo adesso, lavoriamo le tre magliette, vedete uno, come sempre lavoriamo al solito, escola 1, escola 2, come sempre, ok? E abbiamo lavorato le tre magliette. Adesso qui ci sono le tre magliette, andiamo a lavorare, andiamo. Nella prima maglietta entro qui al rilievo, entro e vado a lavorare la maglietta. Vado nella seconda maglietta e vado a lavorare al rilievo, sempre sul diritto, ok? Vado nella terza maglia e vado a lavorare anche qui la maglia al rilievo, maglietta al rilievo, ok? Vado nella successiva, le altre tre magliette, vado a lavorare anche qui il punto alto al rilievo, sempre sul diritto, ok? Vado nella seconda e vado a lavorare qui anche la maglietta sul rilievo. Vado qui nella successiva e lavoro anche qui la maglietta sul rilievo. E abbiamo lavorato 3 e 6 magliette a rilievo, ok? Adesso lavoriamo 3 magliette normale, 1, 2 e 3. Vado nell'altro gruppo e lavoro anche qui altre tre magliette, uno normale, due e tre. Abbiamo lavorato praticamente 6 maglie a rilievo in avanti e 6 magliette normale, ok? Adesso di nuovo 6 magliette a rilievo, per cui vado nella prima maglietta e lavoro la maglietta a rilievo, uno
Vado nella successiva 3. E vado nell'altro gruppo di 3 e poi lavoro anche qui altre 3 maglie alte a rilievo, totale 6. Vedete? Successiva, sempre a rilievo sul diritto, ok? Così. E abbiamo lavorato anche qui 6 maglie alte a rilievo. Vedete? 3 magliette, allora, 3 magliette normali come inizio, poi 6 magliette a rilievo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 magliette normale, 6 magliette a rilievo, di nuovo adesso 6 magliette normali, ok? 1, 2, 3, vado nell'altro gruppo, faccio 4, 5 e 6 e di nuovo ricominciamo con le altre 6 magliette a rilievo 3 e 3 6 poi di nuovo 6 normale se a rilievo se normale se a rilievo così tutto il nostro giro ok andiamo a fare questo giro okay, finisco il giro vedete ho fatto gli ultimi due gruppi di vedete 6 magliette a rilievo 1 2 3 1 2 3 Ok, 6 magliette a rilievo. Adesso sono alla fine del giro e vado a lavorare 3 magliette, 1 normale, 1, 2, 3 e alla terza catena iniziale facciamo la maglietta, 4 magliette, vedete? Come abbiamo iniziato qui con le 3 catenelle, poi 3 magliette normale, vedete? È uguale, abbiamo finito qui. Ok? Volevo dire che mi sono dimenticata che io ho cambiato l'uncinetto. Quando abbiamo iniziato questo giro qua, invece di utilizzare l'uncinetto del 5, ho utilizzato l'uncinetto del 4 e mezzo, ok? Perché lo voglio leggermente un po' più stretto la parte sopra. Ok, adesso giro, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro. Il lavoro e andiamo a lavorare come sempre. Le 3 magliette, ok? Normalmente 1, 2 e 3. Totale con le 3 catenelle siamo a 4 magliette normali, ok? Adesso noi abbiamo 6 magliette a rilievo, ok? Lavoriamo sul rovescio la maglietta a rilievo 1. Andiamo a lavorare la seconda maglietta al rovescio, vedete, lo prendiamo al contrario, 2, e vado qui alla terza, lavoro la terza maglietta al rovescio, sempre al rilievo, ok? Vado nella quarta, la quinta, sto lavorando le 6 magliette al rilievo, ok? Ma sul rovescio, e la sesta, ok? Vedete? Ho lavorato 6 magliette al rovescio, sempre sul rilievo, stiamo parlando della maglia a rilievo. Adesso lavoriamo 6 magliette normali, per cui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso andiamo a lavorare di nuovo le 6 magliette a rilievo, sempre sul rovescio, vedete, sto prendendo sul rovescio. 1, 2, magliette a rilievo sul rovescio, ok? 3, 4, 5 6. Abbiamo lavorato anche qui di nuovo le 6 magliette al rovescio sul rilievo, ok? Adesso 6 magliette normale. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Continuiamo di nuovo a lavorare le 6 magliette a rilievo sul rovescio, ok? Perché su di noi è sul diritto, invece al contrario di qua è sul rovescio, ok? Per cui lavorate le magliette. Quando poi iniziate il giro di nuovo, vi trovate con le magliette alte a rilievo in avanti, ok? Sul diritto e lavorate sul diritto, perché un giro è sul diritto, un giro è sul rovescio e così via, ok? Praticamente andiamo a finire questo secondo giro così, che lavoriamo 6 magliette al diritto e 6 magliette a rilievo sul rovescio, e questo è il secondo giro. Poi di nuovo, primo giro 6 magliette normale, le 4 magliette diritto, poi 6 magliette sul diritto e sempre a rilievo, 6 magliette normale e così via. Io dopo vi dirò quanti giri ho fatto io, ok? A dopo. Ok, io totale ho fatto, ho lavorato tutto per il lungo, ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri, ok? Poi cosa ho fatto? Vedete che già io qua l'ho già fatto. Cosa ho fatto? Ho diviso le mie 110 magliette, ok? Praticamente 55, dove c'è segnapunti, e 55 da questa parte, sono totale 110. Poi cosa ho fatto? Sono entrata al centro di qua, vedete? E ho aumentato 3 catenelle, ho fatto una maglietta. Ho aumentato solo una maglietta. Poi ho lavorato le 3 magliette a rilievo, le 6 magliette, poi di nuovo 6 magliette, 6 magliette, così via, fino ad arrivare qui a 4 magliette, normale. Praticamente abbiamo solo aumentato un punto qui dove c'è, vedete, il segnapunti. Qui, questa parte qui. Ok? E adesso ve lo faccio vedere, così non vi confondete. Ok? Io questa parte l'ho già lavorata. Adesso insieme andate a dividere. Intanto, non so, dipende dai tagli che avete fatto. Io, per esempio, ho 110 punti diviso 2, sono 55, e ho messo il segnapunti. Perché? Perché questa parte qui non deve essere lavorata, perché è la parte del braccio, ok? Per cui dobbiamo lavorare in due pezzi. Io il primo pezzo l'ho già fatto, insieme andiamo a fare il secondo pezzo. Ok. Adesso, volevo dire anche che io riutilizzo di nuovo l'uncinetto del 5, ok? Adesso entro qui, vedete? Qui, vado alla terza catenella iniziale, che è qui, entro, ok. Perfetto, adesso faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, equivale alla nostra maglietta. Adesso vado dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta. Nella successiva la maglietta. Così ho lavorato sempre le mie 4 magliette. Adesso andiamo a lavorare come sempre le magliette a rilievo, queste sul diritto, lavoro sul diritto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso, come sempre, vado a lavorare le 6 magliette. Normale, 1, 2 e così via. Praticamente lavoriamo sempre normalmente, solo che quando arriviamo lì, praticamente stiamo facendo l'apertura delle braccia. Quando arriviamo qui, intanto lavorate tutta questa parte qui, quando c'è il segnapunti vi faccio vedere come continuare, ok? Ok, abbiamo lavorato tutta questa parte qui normalmente, come sempre. E qui adesso siamo, naturalmente dopo che avete già diviso il lavoro, ok? Vado qui dove ci sono le 3 magliette a rilievo. Scusate la mia voce. Faccio una maglietta a rilievo, vado a fare la seconda e vado a fare la terza. Poi vado qui
al centro, entro qua dentro e faccio una magliata normale. E così ho fatto un aumento, ok? Adesso dobbiamo sempre lavorare così, 3 catenelle, 1, 2, 3. Praticamente dobbiamo avere sempre questa maglietta qui, eh? E vado a lavorare di nuovo. Le 3 magliette a rilievo, adesso sul rovescio, 1, vado un secondo, 2 e 3. Totale ci ritroviamo. 3 magliette al rovescio con una maglietta normale. Vedete? 4. Adesso lavorate sempre tutto come sempre, ok? Arrivate qui, lavorate le 4 magliette, girate i lavori di nuovo, lavorate le 4 magliette, lavorate tutta questa parte qui e di nuovo lavorate le 3 magliette a rilievo più alla terza catena iniziale fate una maglietta. Stop, poi 3 catenelle e così via. Io totale ne ho fatti di questi, ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri. Vado a lavorare 8 giri così, ok? A dopo. Ok, io totale ho fatto 8 giri, vedete? Da quando abbiamo iniziato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri, ok? Adesso andiamo a fare un giro di magliette normale, senza più fare il punto a rilievo. Per cui vado qui. Vado qui, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a lavorare un giro tutte le magliette, normale. Perdonatemi per la mia voce. Ok, sto lavorando tutte le magliette. Dove c'è punto a rilievo lavoro normalmente la maglietta. Vedete? Normalmente. Senza più punto a rilievo. Detto. Adesso vi faccio vedere bene. Ho lavorato, vedete, le magliette come si presentano, senza più il punto a rilievo. Vi faccio più vicino. Ok? Così. Adesso vado. Vado a lavorare tutte le magliette. Così. Facciamo questo giro di magliette. Perfetto, così. Vedete? Vado qui e faccio tutte le magliette. Ok. Finiamo questo giro tutte le magliette fino ad arrivare qui, ok? Ok, ho lavorato tutto un giro di magliette, vedete? Normale. Adesso sono qui, all'ultima dove ci sono le 3 catenelle, entro la terza e faccio l'ultima maglietta. E fino a qui ci siamo. Adesso andiamo a prendere il nostro motivo che abbiamo fatto all'inizio, per cui iniziamo il primo giro. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro, ok? Saltiamo la prima maglietta, andiamo nella seconda e andiamo a fare una maglietta, 2 catenelle e di nuovo rientriamo una maglietta. Adesso saltiamo 2 maglie, andiamo alla terza e andiamo a fare di nuovo. Una maglietta, 2 catenelle e di nuovo rientro una maglietta. Praticamente stiamo ripetendo il nostro motivo che abbiamo iniziato all'inizio. Saltiamo 2 maglie, andiamo alla terza e facciamo una maglietta, 2 catenelle e una maglietta, sempre nello stesso punto. Praticamente così, ok? Così. Di nuovo, 1, 2, all'altezza, una maglietta, 2 catenelle, rientro due maglie, una maglietta, sempre nello stesso punto. E lavoriamo così, 1, 2, all'altezza, maglietta, una maglietta, 2 catenelle, rientro un'altra maglietta. Ok?
Questo è il nostro tutto primo giro. Arriviamo qui facendo sempre il nostro primo giro. E ho fatto tutto il mio primo giro, vedete? Sono alla fine, salto la maglietta, vado all'altezza catena iniziale e faccio una maglietta. Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3 e andate a lavorare il secondo giro perché non sto qui a farvi vedere come rifare i nostri giri. Nel secondo giro, vi ricordate, dentro il ventaglietto si lavorano 3 magliette, ok? Poi il ventaglietto successivo 3 magliette, il ventaglietto successivo 3 magliette e così via, fino ad arrivare all'ultimo dove c'è una maglietta. Poi il quarto giro, primo, secondo, terzo. Il terzo giro, scusate, perché sono 3 giri. Poi di nuovo ricominciate con il primo giro, ma fate solamente il primo giro e ripetete di nuovo il primo giro, praticamente 2 giri di magliette che vi faccio vedere qui, così già lo sapete. Vedete? Io ho fatto il primo giro, abbiamo fatto le magliette, ok? Vi ricordate? Poi abbiamo fatto il secondo giro che l'abbiamo appena fatto, il terzo giro di nuovo con le 3 magliette dentro il ventaglietto, poi ricominciate il primo giro, tutte magliette, secondo giro di nuovo tutte magliette, ok? Dovete finire 2 giri con magliette e basta. Poi se lo volete più, naturalmente più lunga la parte della manica, basta fare un altro gruppo di nuovo di 3. Primo, secondo, terzo giro e poi finito con 2 giri di magliette. Però dipende sempre dalla vostra manica che dovete fare. Ok? Adesso andiamo a finire se il primo giro abbiamo fatto, il secondo giro abbiamo fatto, andiamo a finire il terzo giro, poi un giro di magliette e un altro giro di magliette. Ok? E ci ritroviamo qui. Ok, e ho finito anche l'altra parte, vedete? Ok, abbiamo fatto 8 giri. Ok? Poi abbiamo fatto il primo, secondo e terzo giro nel nostro motivo. Poi abbiamo fatto un primo, secondo giro tutte le magliette. E questa è la parte dove va il braccio, ok? La manica. Naturalmente, se volete farlo ancora più alto, basta aumentare il gruppo, fare un altro gruppo in più, più i 2 giri di maglie e diventa più grande, ok? Adesso andiamo a riunire il nostro lavoro. Questa parte qui lo possiamo togliere perché è la parte dove abbiamo diviso il lavoro, ok? Parte del lavoro. Adesso mettiamo questa qua la parte dritto, vado, metto sul rovescio il lavoro, vedete? Questo non mi serve più, togliamo. Questa invece è la misura che a me interessa. Adesso andiamo a chiudere da qui, questa è la manica, ok? Ok, questa è la manica, per cui cosa faccio? Riunisco questi due fili, riunisco per bene e poi vado a cucire la parte per la spalla, ok? Perfetto, taglio il filo questo lungo. Bene. Adesso è la stessa cosa andiamo a fare qui. Andiamo a prendere la misura, ok? Che è questa qui. Qua c'è l'aumento e anche qui c'è l'aumento, perché questa è la parte che io vado a riunire. Adesso conto per sicurezza perché per non sbagliare, per cui allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 metto il segnapunti, 7, la stessa parte di qua, 7, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui. Qui e qui. Ok. E qui e qui. Mettiamo un altro segnapunti.
questa parte, uno e due. Così abbiamo fatto le due parti della manica, ok? Dove c'è il segnapunto da questa parte qui, qui non si deve cucire. Qua invece c'è già la parte della volpe, qui rimane aperto. Adesso andiamo a lavorare questa parte qui fino a qui dove c'è il segnapunti, ok? Questa parte qui, da qua a qui. Dobbiamo andarla a riunire. Ok, iniziamo a cucire con l'uncinetto da questa parte qui fino ad arrivare qui al segnapunti. È la parte dove è aperto, ok? Entriamo da questa parte qui. Facciamo la catenella, facciamo 2 catenelle, ok? Poi cosa faccio? Vado di qua nell'altra parte e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado da questa parte qui, faccio una maglia bassa. Però 2 catenelle sono troppo, mettiamone una, ok? Con una catenella. Ecco, una catenella. Andiamo da qui, da questa parte, facciamo una maglia bassa. Una catenella. Andiamo da questa parte qui, facciamo una maglia bassa. Una catenella. Andiamo da questa parte qui, facciamo una maglia bassa. Una catenella. Da questa parte qui, vedete? Una maglia bassa. Una catenella, andiamo nell'altra parte, ok, qui. Una catenella, maglia bassa. Una catenella, andiamo da questa parte qui, facciamo una maglia bassa. Una catenella, da questa parte, una maglia bassa. Una catenella, da questa parte, una maglia bassa. Una catenella. Da questa parte una maglia bassa, vedete? Praticamente viene così, ok? Prendiamo tutto il giro così, tutto fino a dove c'è il segnapunti, perché dall'altra parte c'è la manica, ok? Fino al primo segnapunti, tutta questa parte qui. Ok, ho cucito, vedete? Con l'uncinetto fino a dove c'è il segnapunti. Adesso qui segnapunti lo tolgo, perché non mi serve più. Io ho lasciato, vedete, la manica aperta. Ok? Adesso taglio il filo, così dopo lo vado a nascondere. Ok. Vi faccio vedere come è venuto il lavoro. Vedete? Così. Adesso giriamo il lavoro, anzi lasciamolo così per adesso. Andiamo a cucire adesso. Questa è l'altra parte della manica, vedete? E questa è della manica. Adesso andiamo a cucire questa parte qui un pochino. Adesso vi dirò quanti io ne vado a chiudere. Contiamo adesso 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ok? Metto qui 14. Ok, 1. Adesso contiamo 14 anche qui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 qui. Anche qui. E questa è la parte dove io vado a cucire. Andiamo a contare anche qui 14. Adesso 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 qui, ok, 1, contiamo anche qui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 qui. Adesso vado a vedere. Questa è la parte del collo. Io credo invece che 14 è un po' stretto, per cui faccio 10. Per cui mi vado a chiudere 10, no 14, 2, 4,
4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Vado sul 10, ok? 1. E la stessa cosa di qua. 2, 4, 6, 8, 10. Chiudo 10 punti e 10 di qua, ok? Qui sono 10. Per cui questo adesso va bene per il collo, ok? Adesso vado a chiudere, vado a cucire con l'ago fino a dove c'è il segnapunti e la stessa cosa di qua, da qua a qua, ok? E ci ritroviamo dopo. Ok, qua è la maglia bella cucita, vedete? Perfetta, sia questa parte qui che la parte sopra, ok? Vedete? Queste sono le maniche 1, le maniche 2. Vedete che da una parte è tutto unico e solo una parte abbiamo cucito, ok? Adesso andiamo a fare le maniche, vi faccio vedere come fare le maniche. Ok. Adesso andiamo qui dove c'è l'angolo, nel primo, vedete dove c'è la maglia? Qui, dentro qui, entriamo. Ok, entro, faccio una maglia bassissima e blocco il filato. Ok, adesso iniziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Adesso andiamo a fare il primo giro. Ok? Non il primo giro, perché il primo giro sono le maglie alte. Facciamo direttamente il secondo giro. Partiamo solamente per questa volta per l'inizio della lavora, perché abbiamo già i fori, ok? Per cui saltiamo le prime 3 maglie alte, vedete, primo foro, andiamo nel secondo foro, entro, faccio 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3. Ok? Salto il primo foro, vado nel foro successivo e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ok? Sto facendo direttamente il terzo giro, come avete visto. Salto il primo foro, vado nel foro successivo e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto il primo foro, vado nel foro successivo, faccio 3 magliette, 1, 2, sempre nello stesso foro, eh? Io praticamente sto costruendo il terzo giro, ok? Salto il primo foro, vado nel foro successivo, faccio 3 magliette, 1, 2 e 3. Salto il primo foro, vado nel foro successivo, faccio 3 magliette, 1, 2 e 3. Salto il primo foro, vado nel foro successivo, faccio 3 magliette, 1, 2 e 3. Salto il primo foro, vado nel foro successivo, faccio 3 magliette, 1, 2 e 3. Salto il primo foro, vado nel foro successivo, faccio 3 magliette, 1, 2 3. Di nuovo, salto il primo foro, vado nel foro successivo, faccio 3 magliette, 1, vi sto facendo vedere tutto il giro, 2 e 3. Salto il primo foro, vado nel foro successivo, faccio 3 magliette, 1, scusate, 1, 2 salto un foro, vado nel foro successivo, faccio gli ultimi 3 magliette, 1, 2 e 3.
Questo andiamo a nascondere dentro il filato che non ci serve. Adesso vado direttamente, vedete? Qua lo saltiamo, andiamo direttamente dove c'è la terza catena iniziale, 1, 2, 3, e andiamo a fare una maglia bassissima. Praticamente stiamo lavorando adesso in tondo, ok? Così. Se no, aspettate un attimo, facciamo anche qui, perché mi sembra troppo largo, per cui andiamo anche qui, al centro, facciamo 1, 2, e 3, ok? Adesso sì che possiamo fare, perché sennò mi sembrava troppo largo, ok? Saltiamo 1, 2, 3, facciamo una maglia bassissima. E questo è il nostro terzo giro, perché praticamente abbiamo costruito direttamente il terzo giro. Adesso ricominciate il primo giro. Normalmente, adesso lavorate come sempre, 3 catenelle, 1, 2 e 3. E lavorate tutte le tre maglie alte, 1, 2, 3, adesso andate qui, le altre tre maglie alte, tutte le maglie alte, state ricostruendo adesso tutto di nuovo il primo giro, ok? Vedete? Abbiamo iniziato con la prima, le 3 catenelle, poi tutte le maglie alte. Ogni maglietta sottostante lavoriamo come sempre le magliette e stiamo lavorando il primo giro. Ok? Così. Lavoriamo tutto il primo giro come sempre. Vedete? Ando qui e lavoro tutte le magliette. Lavoriamo tutto il primo giro. Ho fatto tutto il mio primo giro di magliette, ok? Adesso vado alla terza catena iniziale e vado a chiudere il mio giro, ok? Così. Adesso sempre 3 catene, 1, 2, 3 e lavorate come sempre, saltate la prima maglia, andate nella seconda e fate una maglia alta, 2 catenelle, rientrate una maglia alta. Praticamente rifate il secondo giro, ok? Saltate due maglie, andate nella terza e fate una maglia alta, 2 catenelle, saltate dove c'è la maglia alta, rientrate e fate la maglia alta. Come sempre, adesso ripetete il secondo giro, poi il terzo giro e ricominciate dal primo al terzo giro. Questo è il nostro motivo che andiamo a ripetere, ok? Io dopo vi dirò quanti giri ho fatto. Quanti gruppi ho fatto, perché sapete che il gruppo è fatto dal primo, secondo e terzo giro. A me, a dopo. Ok, ho finito la manica, adesso vi dico quanti giri ho fatto io e come li ho fatti. Adesso, ricordate che queste le tre magliette con i primi non vengono contate, ok? Perché è la fase del lavoro. Poi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gruppi con uncinetto di 5, ok? Per cui sapete che il gruppo è fatto dal primo, secondo e terzo giro. Per cui ho fatto 7 gruppi con l'uncinetto di 5. Poi 2 gruppi, vedete, 1 e 2 con l'uncinetto di 4 e mezzo. Poi un gruppo con l'uncinetto di 4 e poi ho iniziato subito con le maglie alte, poi le maglie a rilievo, vedete come abbiamo fatto all'inizio del lavoro e alla fine del lavoro. Ricordate? Qua, questo qui. Per cui ho fatto così. E poi ne ho fatte totali 1, 2, 3 giri e poi un giro di maglie basse, ok? Per chiudere il lavoro. Per cui vi ripeto, 7 giri, 7 gruppi con l'uncinetto di 5. Due gruppi con l'uncinetto di 4 e mezzo, un gruppo con l'uncinetto di 4 e poi ho fatto tre giri con 6 maglie alte a rilievo per 3 volte giri e poi un giro di maglie basse. Ok? Andiamo a fare anche l'altra parte della manica. Ok, ho fatto anche l'altra parte della manica, adesso vi faccio vedere la prima, ok? E la seconda. Finito le due maniche della
del lavoro. Ok? Adesso vi faccio vedere tutta la maglia, ok? Adesso, qua è dove abbiamo iniziato, vi ricordate? Abbiamo iniziato dalla parte della vita, tutto unico pezzo, abbiamo lavorato, se vi ricordate, tutto unico pezzo fino a qui, e poi mano a mano abbiamo, anzi no, scusate, fino a qui, e poi mano a mano abbiamo praticamente chiuso il lavoro e fatto le parti delle maniche. Adesso, tante volte mi dite che chi lo vuole con il collo alto, basta che riprendete le maglie da qui, fate un giro di maglie alte e poi potete proseguire fare con il collo alto, ok? Lavorate tutto intorno. Potete fare anche come abbiamo fatto noi, con 6 maglie alte a rilievo, 6 maglie alte normali, per esempio la parte alta del collo, ma io questa volta lo faccio aperto perché mia figlia lo vuole così. Ok? Bene, questa è la nostra maglia. Spero che vi sia piaciuta, stavolta lavorato molto particolare, come avete visto, abbiamo utilizzato due tipi di motivi, ok? E poi lavorato un unico pezzo, tutto unico pezzo nel senso che si lavora sempre in tondo, ma lavorato un unico pezzo e poi chiuso tipo a portafoglio, come vi ho spiegato nel lavoro, che okay? Non è difficile, è facilissimo da realizzare, anche bello come avete visto, un lavoro molto molto bello, ok? E cosa dire di più? Scusate per la mia voce in questi giorni, ho avuto un'influenza, per cui ho un po' la voce ancora un po' bassa, per cui vi ringrazio tutti voi, grazie per questa bellissima idea che ci ha mandato la nostra Cri. E cosa dire di più? Se vi è piaciuto mettete tanti like e commentate, ok? Grazie, un bacio a tutti, ciao ciao!